Salve a tutti gli affezionati al canale EarthLive 2.0. Nell'ultimo periodo ci sono stati innumerevoli avvistamenti di UFO in tutte le forme e dimensioni. Sembra che non ci siano norme coerenti su come dovrebbero apparire gli UFO e sebbene sia più comune a forma di piattino o sferici, controllano il campo di visibilità e le dimensioni vanno da minuscole a molto grandi. Ma quanto pensi che dovrebbe essere un UFO prima che sia considerato davvero impressionante? La dimensione di un autobus, un aereo di linea o ancora più grande? Cosa pensi di un UFO delle dimensioni di un campo di calcio o più? Sebbene rari, ci sono state segnalazioni di UFO di queste dimensioni, ma quelle che ultimamente si notano sono sferiche e si trovano ovunque. Migliaia di persone nel mondo sono in allerta per centinaia di apparizioni di luci e oggetti volanti non identificati. Sono passati solo pochi giorni dall'ultimo video sull'argomento, dove ci sono dozzine di avvistamenti, uno dei quali è stato in Brasile, e dove la gente ha riferito che molte luci sono state viste in diverse parti del paese vicino a Rio de Janeiro. Ma non di meno, anche in Italia gli avvistamenti non sono mancati. Ricevo molti video similari tra quelli italiani e quelli in altre parti del mondo, dove si vedono per lo più sfere luminose pulsanti. La natura di queste luci rimane un mistero, in quanto dalla loro apparizione viene seguita una sparizione improvvisa per poi riapparire. Adesso, un gran numero di strani oggetti volanti che sono stati visti lasciare la Terra negli ultimi giorni vengono ripresi dalla Stazione Spaziale Internazionale, ma ne parliamo dopo aver lanciato la sigla. Il 18 maggio 2020, una telecamera della Stazione Spaziale Internazionale ha registrato qualcosa di veramente insolito. Migliaia di strani oggetti che sparano simultaneamente dalla superficie del nostro pianeta e volano nello spazio. Come si può vedere nel video originale pubblicato sul canale del progetto Visualizzazione della Terra ad Alta Definizione, sulla piattaforma Ustream, gli oggetti sembrano decollare ad alta velocità e i resti non sono i resti di razzi a combustibile liquido. Lo strano momento inizia al 44esimo minuto, un momento in cui sorgono strane sfere che non sembrano corrispondere a tutto ciò che sappiamo. Gli scettici credono che si tratta di particelle di ghiaccio che si staccano dalla Stazione Spaziale Internazionale e che si riflettono nella telecamera grazie alla luce solare. Ma per gli esperti del settore non ci sono dubbi, è la massiccia evacuazione di migliaia di UFO che lasciano il nostro pianeta. Per loro le immagini mostrano che gli alieni sono stati molto presenti sul nostro pianeta fin dai tempi antichi. Questa civiltà di altri mondi avrebbero le loro basi sotterranee e sottomarine sulla Terra. Ma cosa sta realmente succedendo con tutti questi avvistamenti? Ricordiamo che nel sito web Veterans Today alcune dichiarazioni clamorose rivelano che sia gli Stati Uniti che la Cina si preparano a qualcosa di particolare sull'Oceano Pacifico. L'editore Gordon Duff afferma infatti che la Cina e gli Stati Uniti stanno preparando le loro flotte per respingere una massiccia invasione aliena e dove si troverebbe anche una base nascosta sotto l'oceano. In effetti sembrerebbe un film di fantascienza,
ma Gordon afferma che la NATO ha promosso uno studio sulla questione degli UFO e la loro interazione sulle masse. Inoltre, sembrerebbe essere confermato dalla ricercatrice giornalista Carrie Cassidy, dove ha pubblicato un articolo sul suo sito Progetto Camelot, affermando che le navi statunitensi e la flotta armata cinese si stavano posizionando alla costa di San Francisco, in una sorta di missione segreta. Ricordiamo inoltre che il governo cinese, il mese scorso, ha confermato di cercare prove di vita extraterrestre, prendendo sul serio la ricerca sul nostro pianeta e sullo spazio. Il professor Sun Kok, scienziato dell'Università di Hong Kong, ha dichiarato: sembra che il governo cinese abbia un piano sostanziale su come avanzare nel campo dell'astronomia. Non ho dubbi sul fatto che la Cina effettuerà importanti investimenti finanziari sia nel programma spaziale che nelle strutture in Antartide. La Cina sta facendo passi da gigante, ma vuole anche essere un partner importante sulla scena mondiale dell'astronomia. Ricordiamo inoltre che la Cina ha installato il primo telescopio antartico, Antarctic Survey AST-31, sulla cupola dell'Angus, situato nel punto più alto del continente antartico. La principale missione è quella di ricercare i pianeti extrasolari adatti alla vita extraterrestre. Inoltre, i scienziati cinesi stanno progettando un osservatorio completo in Antartide per aumentare la ricerca della vita extraterrestre. A questo punto dobbiamo porci una domanda. Si potrebbe anche spiegare un conflitto tra Cina e Stati Uniti in questo periodo di pandemia anche dovuta a questa situazione? Questa notizia sembra una delle tante altre riguardanti gli esseri extraterrestri che vogliono invadere la Terra, anche se in questa occasione c'è uno spostamento militare marittimo non indifferente, naturalmente non confermato dagli Stati Uniti, anche se numerosi testimoni affermano di osservare le navi vicino alla costa di San Francisco. Comunque sia, milioni di persone in tutto il mondo credono negli UFO e negli alieni. Non sarebbe una sorpresa se i governi ci informassero presto di avere contatti con razze extraterrestri. Ricordiamo che già nel 2010 il quotidiano britannico The Sunday Times ha pubblicato una voce secondo cui le Nazioni Unite avevano già assegnato un ambasciatore per possibili contatti extraterrestri, l'astrofisico malese Mazlan Othman, che ha negato le informazioni diffuse dal quotidiano britannico ma ha commentato un possibile contatto extraterrestre. Quando lo facciamo, dovremmo preparare una risposta coordinata che tenga conto di tutte le sensibilità relative a questo problema e le Nazioni Unite sono un meccanismo appositamente progettato per tale coordinamento. Avvistamenti UFO e bizzarri fenomeni metafisici, aggiungendo anche queste sfere luminose riprese dalla Stazione Spaziale Internazionale, sono di attualità nei media di tutto il mondo. Con il passare dei giorni dobbiamo chiederci perché tutti questi fenomeni sono in aumento in quest'ultimo periodo. Perché il governo degli Stati Uniti ci sta informando pubblicamente, piano piano, con i suoi avvistamenti? Cosa sanno che non sospettiamo? Ciò che è veramente sospetto in queste strategie militari è il fatto che un'invasione aliena è classificata come forza nemica per impostazione predefinita e quindi vengono per distruggerci. Ma supponiamo al contrario, invece, che gli esseri extraterrestri vengono in pace. Che cosa ne pensi degli oggetti ripresi dalla Stazione Spaziale Internazionale? Si trattano realmente di UFO? Grazie per l'attenzione, vi invito a iscrivervi al canale e noi ci risentiamo alla prossima.